Ma salve, buon godo dei con il cappellino di Agiwagi, pazzesco e assurdo dei incredibile, ve l'avevo promesso, l'episodio delle quattro chiacchiere di godo su Poppy Playtime, ve lo dico, con il cappellino di Agiwagi e i suoi piedini magici incredibili. E quindi concedetemi di dire benvenuti in un nuovo episodio delle quattro chiacchiere di godo, dove parleremo di Poppy Playtime, pazzesco e assurdo. Calcolate che per fare questo video c'è stata una preparazione mistica, perché era da tanto tempo che non facevo un episodio di quattro chiacchiere di godo come ai vecchi tempi. Forse quello su Debbie e su Abby Notelle sono stati gli ultimi, dove mi ero organizzato così bene il copione e i costumini a loro, che continuano a volere i costumini, però poi quando c'è il collaudo fanno come gli pare. Quindi costumini a loro, copioncino sus, ho addirittura decorato un pochino la postazione a tema Poppy Playtime, incredibile, mi sono messo il cappellino, più di così ragazzi, cosa volete, incredibile? Solamente il godo e Poppy Playtime. Io spero che il microfono ragazzi si senta bene, perché questa zampetta di Agiwagi sbatterà per sempre su questo microfonino, che riesco a mettere solo in questo punto sus, perché altrimenti si sente ancora peggio. Quindi in caso se sentite dei rumori strani è questa zampettina che continua a darmi fastidio. Per il resto ragazzi, video epocale, secondo me verrà un video minimo di mezz'ora, perché ho in mente di fare tante cose. Infatti il menu di questo video ragazzi, molto belli, incredibile, è il seguente. Sarà una bella introduzione incredibile dove parleremo di che cos'è Poppy Playtime, della Mob Entertainment, creatrice di questo gioco incredibile. Poi darò la linea a loro, a Sus e Scheletro incredibile, dove parleranno della tramina del primo capitolo di Poppy Playtime e del secondo capitolo di Poppy Playtime con i loro costumini che sono incredibili. Poi vi racconterò un pochino la trametta del terzo, qualche chicchetta, cose incredibili. Non andremo ovviamente in deep con la lore di Poppy Playtime, perché ragazzi ci sono canali dedicati alla lore di Poppy Playtime. Ragazzi, io ho un'infarinatura generale di tutto quello che è successo, mi sono visto un po' di video. Corso ovviamente anche di tutte le run che abbiamo fatto insieme tra il primo, secondo, terzo capitolo, le Project Playtime, più tutto quello che mi avete detto voi, incredibile. Quindi un'idea ce l'ho più o meno di quello che sta succedendo. Però ragazzi, deve uscire il capitolo 4, uscirà il capitolo 5, probabilmente uscirà anche il capitolo 6. Quindi a voi a parlare a Poppy Playtime. Probabilmente a fine serie di Poppy Playtime potrei fare anche un altro video dedicato a Poppy Playtime, magari tra qualche anno, dove concluderemo tutto e metteremo i puntini sulle i, incredibile. E poi, nella parte finale di questo video, ragazzi, vi farò vedere il notebook raro di Poppy Playtime, il libro fatto dalla propria Mob Entertainment, dedicato a Poppy Playtime, dove ci sono un sacco di chicca di lore. Ho creato una specie di struttura dove appoggerò il telefono e io vi farò vedere le pagine del libro sfogliandole e raccontandovi qualcosina, però almeno vi faccio vedere le pagine del libro, perché alcuni di voi mi hanno detto: tu sei fortunato che hai trovato il libro, mi piacerebbe vedere le pagine. Ragazzi, ve le farò vedere tutte, a costo di avere un video di mezz'ora, ve farò vedere tutte 200 le pagine, così se mai un giorno vi volete vedere delle pagine specifiche potete stoppare il video e vedervele quando e come vi pare, incredibile. Io ovviamente vi racconterò qualcosina di simpatico e concluderemo questo video dedicato a Poppy Playtime. Spero di riuscire a fare tutto, è tardissimo, ho tanto da dire e ho poco tempo, incredibile. Sigla e partiamo. Ragazzi, ed eccoci qua. Nella scrivania che ho costruito apposta per questo video incredibile abbiamo un trio di Agiwagi interessante. Abbiamo quello più finto, che è questo qui che ha gli occhi de fuori, che vabbè, lasciamo perdere. Abbiamo una Kissimissi e una Agiwagi. Qui ovviamente abbiamo il notebook incredibile, raro, pazzesco. Le nostre piante assolutamente vere, incredibili. Avete notato dal video di Pesce of Berlin che ho la bacchettina sus. Ho in mente cosa farci, avrà a che fare con uno dei due nuovi format che mi sono ripromesso di fare almeno il primo episodio entro il secondo anniversario del canale incredibile, che ha a che fare col King e poi il nonno di Papà Castoro, insomma cose incredibili. E lì c'è sempre il quadretto dedicato a Roma, perché Roma è il cuore mio. Comunque ragazzi, direi di partire incredibile con la domanda classica e incredibile. Che cos'è Poppy Playtime? Poppy Playtime è un videogioco survival horror del genere mascot horror gaming, se vogliamo entrare più nel deep incredibile, diviso in capitoli, in questo caso ne sono usciti tre incredibili, di cui il primo è uscito nel 2021, sviluppato e pubblicato dalla casa di sviluppo di videogiochi chiamata Mob Entertainment. Mob Entertainment, conosciuta all'inizio come Mob Games, era un piccolo studio di sviluppo indipendente che lavorava su vari giochi che purtroppo non hanno avuto il successo mediatico che poi in futuro avrà nei loro confronti proprio Poppy Playtime. È stata fondata nel 2015 da Seth e Zach Langer, due giovani ragazzi che avevano in mente grandi progetti che poi, come vedrete, si saranno avverati proprio nei confronti di Poppy Playtime e di altri giochi che ci saranno in futuro. Successivamente hanno aperto un loro piccolo ufficio a St. Louis, nel Missouri, negli Stati Uniti, e da lì è iniziata la loro seconda fase, se vogliamo, dopo la prima di piccoli giochini incredibili, si sono allargati prendendo altre società e mettendole sotto il proprio nome, diventando proprio Mob Entertainment, perché prima appunto, come vi ho detto poco fa, si chiamano Mob
Top Games, e da lì, come nuova fase incredibile, si sono dedicati al genere horror e il primo risultato che hanno sfornato è proprio Poppy Playtime, che ha avuto il successo che ha avuto incredibile. Il gioco è ambientato in un'azienda di giocattoli chiamata la Playtime Co. Il giocatore controlla un protagonista senza nome di cui ancora oggi non sappiamo l'identità e non sappiamo neanche se è un umano o addirittura un giocattolo lui stesso, che si dice essere un ex dipendente che lavorava proprio nella Playtime Co tanti anni fa, che riceve una lettera misteriosa scritta da qualcuno di misteriosissimo che lo invita a tornare proprio nella fabbrica dei giocattoli per indagare sul perché la fabbrica è fallita, su che fine hanno fatto tutti quelli che ci lavoravano dietro e soprattutto i misteri incredibili che si c'erano dietro questo luogo particolare. Fin dal primo capitolo il giocatore si muove in questa fabbrica di giocattoli scendendo ogni volta sempre di più verso le viscere della fabbrica incredibili, però ricordiamo che fin dal primo capitolo il giocatore possiede un gadget che è diventato appunto iconico nella community di Poppy Playtime, che è proprio il Grappack incredibile, che è questo strumento dotato di manine che poi si evolveranno man mano che il gioco andrà avanti, che permetterà al nostro adorato protagonista di svolgere determinati enigmi che lo manderanno sempre più avanti nella fabbrica. Il primo capitolo è uscito il 12 ottobre del 2021 con un enorme successo incredibile, perché ricordiamo che il genere Mascot Horror Gaming nel 2021, dopo il successo di FNAF e di Bendy, aveva perso un pochino di smalto, ma Poppy ha ridato quella botta incredibile. Il secondo capitolo è uscito nel 2022 e il terzo capitolo è uscito nel 2024. Il quarto capitolo non si sa quando uscirà, non è ancora uscito neanche un teaser trailer del quarto capitolo, ma si vocifera uscirà all'inizio del 2025. Una cosa simpatica che voglio aggiungere incredibile, che vi avevo accennato nel video di Megan, è che vi avrei voluto fare un discorsetto un pochino più spicy per quanto riguarda la cultura del mascot horror gaming, quindi questo sottogenere del gioco horror che è diventato famoso dopo FNAF, se vogliamo, no? Che ha determinate regole, eccetera, eccetera, eccetera. Volevo aggiungerlo sinceramente in questo video incredibile, però poi mi sono detto, preferisco dedicarlo a Poppy Playtime incredibile questo video, e dato che su Seschedo non vedo l'ora di tornare a registrare la seconda puntata dell'anti-show incredibile e gli mancava un tema, ho detto, sapete che vi dico? La seconda puntata dell'anti-show parlerà proprio della tematica del mascot horror gaming, quindi ci saranno tutte chicche e curiosità su questo genere incredibile, parleremo anche di FNAF, di Bendy, tante altre cose, incredibili, delle mascotte in generale incredibile, quindi state tranquilli che una parte di quel video dedicata alle mascotte e anche mascotte horror game sarà tutto in quel video incredibile, così oggi posso dedicarmi di più a Poppy. Detto questo incredibile, Poppy Playtime nasce quindi fondamentalmente come un gioco survival horror, perché di fatto tu devi sopravvivere in un posto brutto a giocattoli brutti e cattivi che non sono piccoli così, anche se in realtà ci sono i mini Aggie-Waggie, e per chi mi ha seguito la mia run su Poppy Playtime sa quanto io sia crepato nei confronti di mini Aggie-Waggie. Però questo magari per chi non lo sa vi invito a rivedervi la run su Poppy Playtime capitolo 1, e la chicca che c'è sempre in questi gameplay sono gli enigmi, che appunto ci sono puzzle che poi sono stati ripresi anche in Project Playtime, che devi svolgere per andare avanti, e come vi ho detto poco fa c'è il Grappack, queste manine sus che ti aiutano, che mano a mano si evolvono nei capitoli, perché all'inizio tu ci svolgi degli enigmi, puoi controllare l'elettricità da un punto A a un punto B, ma già dal secondo capitolo tu hai una terza manina. Nel capitolo 1 tu hai la manina rossa e la manina blu. Nel secondo capitolo viene introdotta la manina verde che riesce a tenere l'energia per lanciarla da una parte ancora più lontana, e poi nel terzo capitolo hanno proprio detto manine everywhere, e hanno introdotto sia la manina viola che ti permette di fare salti incredibili, che la manina arancione a forma di pistola che permette di sparare un bengala che allontana i nemici incredibili, e si vocifera che nel capitolo 4 ci sarà ancora più varietà di manine, e questa è una chicca per gli appassionati che seguono Poppy Playtime. Su YouTube ci sono una marea di video fan made che di fatto però rubano anche contenuto a Poppy Playtime, perché c'era un vecchissimo video che spiegava come questi canali di paesi strani andavano nel database di Poppy Playtime, prendevano leak e cose strane, facevano un progetto 3D e ci facevano il video. Ragazzi, se ritrovo il video ve lo metto qua, perché era un video veramente assurdo. Non credo che la mob farà mai tutto quello che è in questi video incredibili, però oltre a esserci tutti i personaggi dei Poppy Playtime, del loro universe incredibile, ci sono manine assurde, tipo la manina che tira i pugni ai giocattoli, la manina con l'arpione, cose strane. Però tanto per farvi capire quanta fantasia ci può essere dietro tutto questo incredibile, ve lo dice uno che collabora con il Godoverse, quindi qualche cosa ne capirò incredibile. E muovo le manine, ovviamente oltre alla feature del Grappack, un'altra feature cardine che fa parte proprio del genere mascot horror game sono proprio i giocattoli, la mascotte, che in questo caso ogni capitolo ce n'ha una. Nel capitolo 1 c'è Aggie-Waggie, incredibile, personaggio iconico. Io vi ricordo che sul canale i video più visti del canale sono i video che hanno a che fare con Aggie-Waggie, chissà per
quale motivo, incredibile. Io e Agiwagi proprio best amici, incredibili. Nel secondo capitolo ho introdotto un personaggio pazzesco e assurdo chiamato Mommy Long Legs, la waifu di Sus, se così vogliamo dire. E nel terzo capitolo viene introdotto Catnap, questo gigantesco peluche di gatto incredibile che può spruzzare fumo rosso e addormentarti incredibile. Ovviamente, poi andando più nel deep, ci sono ovviamente personaggi secondari come altri boss, come nel terzo capitolo c'è la mia adorata Miss Delight, che per chi ha seguito la run del terzo capitolo sa benissimo quante volte io sia crepato con questa entità mistica, e tuttora io continuo a dire essere una delle boss fight peggiori, incredibile, me l'avete confermato anche voi, incredibile, di tutto Poppy Playtime, perché non è fatta benissimo. Cioè, voi mi avete detto che assomiglia molto a una boss fight di FNAF, ma non ho cercato perché io di FNAF non so niente, e quando porterò FNAF voglio essere in full blind. Però, per chi ha seguito la run sa cosa intendo, però Miss Delight è questo nemico di Poppy Playtime in capitolo 3, se tu la guardi lei sta ferma, se non la guardi lei ti ciula da dietro, che l'idea alla base può anche funzionare. In tanti giochi horror c'è questa meccanica incredibile, no? Però Miss Delight non funziona benissimo, a parte che è troppo veloce, e lo continuerò sempre a dire. Ma tu mi introduci un ambiente come la scuola, perché lei è un'insegnante robotica incredibile, e nella scuola ti puoi nascondere dappertutto, ma poi durante la boss fight di Miss Delight non puoi nasconderti, non puoi salire nei tubi e nasconderti, magari lei ti poteva prendere e buttarti giù, non puoi nasconderti dietro gli armadietti tipo Outlast, non li puoi bloccare il passato, non puoi fare niente, ragazzi. Tu devi avere fortuna, raccogliere delle batterie senza che lei ti ciuli. Io ci sono morto una quantità di volte che voi non avete idea, anzi forse avete idea se vi siete visti la run. Incredibile, per farvi un piccolo riassuntino e andando un po' più nel deep nella trama e nell'universo di Poppy Playtime, come vi ho detto poco fa, noi interpretiamo un personaggio misterioso che dopo tanti anni torna in questa fabbrica di giocattoli. Questa fabbrica di giocattoli ha una storia incredibile, lunghissima, piena di alti e bassi, come ogni fabbrica di giocattoli a quanto pare, ed è stata creata da un personaggio mistico chiamato Elliot Ludwig, che a quanto pare nella sua vita, oltre ad avere grandi idee e aver potuto progettare giocattoli che hanno avuto un successo galattico come proprio Agiwagi, la sua vita è anche stata costellata da decessi incredibili. Infatti sua figlia muore quando è piccola, lui da quel momento impazzisce incredibile, cerca una cura, la trova in questo fiore mistico che poi lo chiamerà il Poppy Flower, guarda caso sarà un mistero russo questa cosa incredibile. Di fatto però lui poi passa a unire la ricerca dei giocattoli alla rinascita della vita, perché di fatto lui riesce a trovare tramite questi fiorellini un liquido, se vogliamo, che permette di resuscitare le persone, nello specifico dentro un giocattolo. Quindi il personaggio che noi incontriamo nel capitolo 1, che è proprio questa bambolina chiamata Poppy, secondo la community di Poppy sarebbe proprio la figlia di Elliot Ludwig, che è riuscito a far risorgere dentro il giocattolo di Poppy, che è stato uno dei giocattoli che ha venduto di più in tutta la carriera della Playtime Co. Incredibile. Poi ovviamente vi racconteranno su se scheletro di quello che succederà nel primo capitolo e nel secondo capitolo, incredibile. E nel terzo capitolo ve lo dirò tra poco, incredibile, perché adesso è linea su se scheletro che vi parleranno dei primi due capitoli, incredibile. Noi ci vediamo tra poco. Incredibile, ragazzi. 3, 2, 1... Ma salve a tutti, sono il vostro Sus Mommy Long Legs. Damn, ma ne vogliamo parlare di quanto è bello questo costumino incredibile? Sono Mommy Long Legs e mi fa ridere che ogni volta il Cameron si inventa modi simpatici per mettermi le manine quando io le manine non ce l'ho, mannaggia! E adesso sta per entrare Sua Maestà con un costume che, mamma mia, tra l'altro ci ho fatto caso adesso che Camera mi mette pure i capelli, sempre quando ci sono i costumi. 3, 2, 1, Sua Maestà, incredibile, venga Sua Maestà. Ed eccolo qua il vostro scheletro incredibile nei panni di Haki Waki. Incredibile, guardate, e siamo due gocce d'acqua, incredibile. Però il vostro scheletro è molto più attraente e sexy. C'ho i guantini gialli come Agiwagi, c'ho il collettino che non si è attaccato bene per problemi tecnici, e c'ho la maschera come Agiwagi. Più o meno le labbra sono venute bene, ragazzi, abbiamo avuto dei problemi con gli occhi, il Cameron si è sbagliato, li ha fatti tutti neri con questo minuscolo cosino bianco che non è venuto benissimo. Però il vostro scheletro qui è Agiwagi e abbiamo Sus e Mommy Long Legs. Mamma mia, ragazzi, gira e rigira, il vostro Sus finisce sempre a fare i cosplay delle gnagne incredibili. Ragazzi, incredibile, oltre a far vedere quanto sono belli i costumi incredibili, perché ve l'avevamo detto, incredibile, che con il Godo che è tornato, grazie a quel cavallo Sus, anche se ci sono ancora dei nemici da contrastare, incredibile, vero Sus?
Eh sì, io voglio ancora il mio titolo, brutto panzone, incredibile, come ti chiamavi. Però intanto dobbiamo fare il video, shush. Ve l'avevamo promesso, incredibile, che sarebbero tornati i costumi incredibili. Non avete idea che altri costumi incredibili ci saranno nelle prossime puntate delle quattro chiacchiere di God incredibile. Perché finalmente il cameraman ha capito che bisogna fare questi format incredibili e non solo gameplay. Ma siete voi che non volevate lavorare. Sentite su se il cameraman che ci attacca off camera incredibile. E cameraman è muto. Però adesso incredibile vi dobbiamo parlare incredibile della trama del capitolo 1 di Poppy Playtime incredibile e del capitolo 2. Poi il cameraman continuerà con tutte le sue cose incredibili. Vi deve anche far vedere il notebook segreto. Quindi 3, 2, 1 direi di partire. Capitolo 1 di Poppy Playtime. Una stretta mortale, che è un riferimento ovviamente al protagonista incredibile del primo capitolo di Poppy Playtime, che è questo simpatico signorino che si chiama Aggiwaki. Come fate voi a non andare a cena con una creatura bella come Aggiwaki? Sus, che ne pensi di Aggiwaki? Diciamo che è il sogno di ogni dentista pulire i denti di Aggiwaki. Io sono più team mommy long legs, perché lo sappiamo che è la best wife incredibile. Sus, come al solito, pensa sempre alla gnagna incredibile. Comunque, siamo più o meno nel periodo storico del 2005 circa incredibile, e il nostro protagonista senza nome, noi ancora non sappiamo chi è questo protagonista incredibile, riceve un pacco incredibile, ma non da Amazon, da altri siti incredibili, ma è un pacco misterioso, dove dentro c'è una videocassetta incredibile e un foglietto pazzesco e assurdo, vero Sus? Esatto, nella videocassetta si vedono cose strane, si vede il personaggio di Poppy che, come vi avrà spiegato il cameraman, è un po' la mascottina di questo gioco incredibile, oltre a palesemente essere un villain Sus. Però oltre a questa cassetta su Poppy c'è un foglietto che dice che deve trovare il fiore. E praticamente il nostro misterioso protagonista si trigger e dice: oh, ma sai che ti dico? Ritorno in una fabbrica abbandonata da non si sa quanti anni per cercare di rendere la mia vita meno noiosa. Vero sua maestà? Incredibile. E quindi il nostro protagonista incredibile va di nuovo nella Playtime Faction incredibile, che ha chiuso da tanto tempo. Nessuno sa che fine hanno fatto le persone che ci lavoravano, il capo incredibile. Però lui tranquillo va, entra incredibile. Tra l'altro c'è una piccola chicca per gli appassionati, questa ce la siamo studiata incredibile. Lo sapete che nella beta o l'alfa addirittura del primo capitolo di Poppy Playtime c'era una scena incredibile dove tu usavi il personaggio incredibile e ti muovevi nel parcheggio della Playtime e poi entravi in un portone incredibile e ti ritrovavi nel primo capitolo di Poppy Playtime. L'hanno tagliata perché hanno detto: ah, vabbè, ma la gente non interessa vedere i parcheggi incredibili, quando in realtà forse era anche la cosa più interessante di tutto il gioco. Comunque incredibile, andiamo avanti. Il nostro protagonista entra nella Playtime Factory e comincia a girare incredibile. C'è il famosissimo enigma del trenino che il cameraman, vi ricorderete, ci ha messo tipo 35 minuti a risolvere quando bastava leggere i colori incredibili. E poi raccoglie l'oggetto famoso incredibile nella community di Poppy Playtime incredibile, che è il Grab Pack. Che cos'è il Grab Pack, Sus? Il Grab Pack è questo strumento tecnologico all'avanguardia, Sus, che ti permette di avere due manine, mano destra e mano sinistra, che nel primo capitolo possono solamente allungarci e fare cose con l'elettricità incredibile, e poi risolvere gli enigmi, Sus. Sintetico e incisivo come sempre. E dopo aver raccolto questo grappacco incredibile, entra nella porta principale e si ritrova una statua di Aggiwaki. Aggiwaki, che è praticamente una delle mascotte più importanti della Playtime incredibile, il giocattolo che ha venduto di più incredibile, che se ne sta lì buono con la manina alzata e non promette bene una statua incredibile. Infatti, dopo che il nostro protagonista comincia a risolvere dei piccoli enigmi, torna nella stanza incredibile e questo coso non c'è più, perché comincia a stalkerarti incredibile, vero Sus? Esatto, infatti quando poi tu raggiungi la stanza dove raccogli la seconda manina, la manina rossa, c'è un piccolo easter egg di Aggiwaki che ti osserva con il suo sguardo, Sus, perché vuole palesemente mangiarti oppure farti altre cose. Ragazzi, pensate ad andare in giro con un coso che vi sta alle spalle così, avreste paura incredibile. E nel finale del capitolo 1, che dura più o meno una quarantina di minuti incredibile, però è stato importante per la cultura di Poppy Playtime incredibile, tu arrivi in questa specie di laboratorio dove puoi creare i giocattoli, crei un giocattolo per entrare in un mega portone e lì ti trovi Aggiwaki di nuovo. E questa volta non è così sorridente incredibile, ma è con i dentoni dei fuori e ti vuole mangiare incredibile. E qui inizia la scena più iconica di tutto Poppy Playtime incredibile, che è l'inseguimento, Sus, del nostro protagonista incredibile in questo tunnel, Sus,
pieno di disegni strani che poi si è scoperto essere tipo della lore, ma cose incredibili. E c'è Akiwagi che ti prende, se ti prende ti acchiappa così come io sto acchiappando Jus e ti mangi, incredibile. Anche qui Cameron ci ha morto un paio di volte. Ehi, perché dovete ricordare sempre le mie morti con Akiwagi? Ah, perché sono divertenti, incredibili. Nel finale del capitolo 1, incredibile, dopo che il nostro protagonista scappa su un ponte, incredibile, tira giù una scatola e Akiwagi precipita nell'oblio, nell'abisso. E non si sa che fine ha fatto. Molti dicono tornerà nel capitolo 4. Il capitolo 4 non si sa neanche quando uscirà. Non è uscito neanche un trailer quando noi stiamo registrando questo video incredibile. Però Akiwagi, come dire, è sicuramente la mascotte di Poppy Playtime. Quindi sicuramente tornerà, incredibile. E potrebbe essere tipo mezzo robotico, come dicono quelli che seguono la cultura del prototipo, incredibile. E con questa ansia incredibile sul futuro di Akiwagi arriviamo al capitolo 2. Vai sul secondo momento. Sua maestà si è dimenticato una cosa importante, mannaggia, che nel finale del capitolo 1 noi andiamo in una stanza sus, apriamo una scatolina e dentro c'è Poppy che ci aggredisce, tipo, e noi svegliamo. E poi inizia il capitolo 2. Il capitolo 2 che si intitola Volare in una ragnatela. Fly in a whip, come international il vostro sus. E qui sono cavoli, perché il capitolo inizia che tu sei tipo mezzo svenuto e ti rialzi e cammini per questo laboratorio sus e arrivi in una cosa importante, lo studio di Elliot Ludwig. E tu dici, chi è Elliot Ludwig? È semplice, ragazzi, il vostro sus vi risponde. Elliot Ludwig è il creatore della Playtime, incredibile. Tra l'altro ci siamo ricordati di cambiare la foto. Un attimo, taglio incredibile. Voilà. Allora, dicevamo, arriviamo nell'ufficio di Elliot Ludwig, che è il creatore di tutto quanto, della Playtime incredibile, l'uomo dei giocattoli, personaggio incredibile, che è misteriosamente sparito. Molti dicono sia questo prototipo, cose strane, incredibile, però il vostro sus ne sa quanto ne sa Mammy Long Legs. Sus, pensavo volessi continuare tu il capitolo 2. Sì, sono messa, però mi sono emozionata a vedere Mammy Long Legs così vicino che mi guarda, mamma mia. E prima che la situazione vada fuori controllo, il vostro scheletro continuerà il racconto incredibile. Dopo essere andati nell'ufficio di Elliot Ludwig, incontri il nuovo Poppy e Poppy ti ringrazia, tutta kawaii, carina, Poppy birbante, e ti dice, ah, ma io ti posso aiutare a uscire, devi andare nella Game Station, incredibile, c'è un treno, ciuf ciuf, e io ti do la password e tu te ne puoi andare, incredibile. E tu giustamente dici, ma che ci sei venuta a fare qui a salvare Poppy? Misteri incredibili. A un certo punto, quando il protagonista e Poppy sono vicini a un buco incredibile, emerge la waifu per eccellenza, Mammy incredibile Long Legs, che afferra Poppy e scappa via. E giustamente il protagonista disperato segue questa Mammy Long Legs incredibile. A un certo punto si trovano proprio faccia a faccia, e Mammy Long Legs dall'alto, incredibile, con Poppy in mano, dice, ah, se vuoi codici incredibili devi risolvere dei simpatici giochini, che poi simpatici non sono per niente, e forse se li risolvi tutti e tre, non bari, Mammy Long Legs non ti divorerà e ti ridarà indietro Poppy. Damn, vai sus. Esatto, e arriviamo alla Game Station, che è un pochino la home di tutto quanto questo capitolo 2 incredibile. Ci sono dei giochini da fare. Il primo gioco si chiama Musical Memory e tu devi andare in sto posto dove c'è la mascotte che si chiama Banjo Band, di cui non abbiamo una diapositiva perché c'è sta solo Mammy Long Legs, ed è praticamente un test di memoria di colori, segni incredibili e simboli strani. Se tu lo risolvi, Banjo Band non ti mangia. Risolvi l'enigma e prendi la prima pagina del codice incredibile Mammy Long Legs si arrabbia. Il secondo gioco è ancora più sus, il cavolo mi sta ridendo perché si è reso conto di quante volte ci è morto sus. Ed è il giochino dei mini Akiwagi, dove tu devi con il tuo grappac colpire gli Akiwagi con la manina nuova. Tra l'altro c'è tutto questo con la manina verde incredibile che serve a fare cose elettriche incredibili. Tu sconfiggi i mini Akiwagi e prendi il secondo codice e Mammy Long Legs si arrabbia ancora di più. E arriviamo al terzo gioco, dove c'è la creatura preferita dal cameraman. Vero cameraman? No, per niente, odio quel bruco sus. Sentito come apprezza PJ Pagarpilla, l'incredibile, che è questa specie di bruco cane che a noi ci ricorda quell'infame di Alessandro il Bruco. Te lo ricordi sus? Eh sì, è esploso. Che praticamente quando c'è questa musica sus, tu puoi camminare incredibile, ma se la musica si ferma, tu devi rimanere frizzato incredibile, altrimenti quel brutto coso ti prende da dietro e poi, ragazzi, ti fa delle cose non belle, incredibili. Qui c'è un colpo di scena incredibile. Mammy Long Legs palesemente non vuole dare il codice al protagonista, anzi lo vuole eliminare, incredibile. Infatti il terzo gioco è sabotato, perché tu arrivi alla fine e non c'è una strada. Tu quindi sei destinato a perdere, quindi per scappare bari il gioco. E Mammy Long Legs si arrabbia ancora di più, e infatti c'è l'inseguimento finale. Dopo essere caduti, nelle profondità abissali della fabbrica incredibili, Mammy Long Legs va in modalità berserk, di cui non abbiamo una foto. Ci siamo resi conto che abbiamo messo poche foto nello schermo buio. Però, ragazzi, l'importante è il messaggio e il godo. Giusto, giusto. Esatto, arrivati nell'abisso incredibile, c'è Mammy Long Legs che diventa molto cattiva. E il protagonista, diciamo, riesce a schivare i colpi di Mammy Long Legs, e alla fine succede una delle scene più assurde di tutto quanto, Poppy Playtime. A un certo punto, Mammy Long Legs si incasta in un tritagiocattoli circa
povera Mammy Long Legs, il protagonista tira la leva e Mammy Long Legs finisce triturata, incredibile, ma c'è il colpo di scena. Esatto, dalle profondità incredibili una manina afferra metà Mammy Long Legs e se la porta via. Cosa starà facendo il prototype con Mammy Long Legs? Se avete fatto pensierini sus, non fateli incredibili, oppure Aghiwaghi Scheletro vi attacca incredibile. E con questa ansia incredibile tu poi torni da Poppy, che Poppy ha cambiato completamente umore, adesso è arrabbiata, non è più tipo gentile con noi, sali sul trenino, metti il codice e poi a un certo punto Poppy dice: quasi quasi non ti faccio andare via, mi servi ancora, il treno deraglia incredibile, sprofondi a Play Care, lì c'è il capitolo 3 che vi racconterà il cameraman incredibile. Però prima di concluderci vi vogliamo far vedere alcune cose che abbiamo trovato online, proprio sul capitolo 1 e sul capitolo 2, che sono molto simpatiche e vogliamo condividere con voi. Allora, la prima cosa è riguardante Mammy Long Legs. Allora, voi dovete capire che la community di questo gioco, diciamo che è molto sus. Ecco, e quindi se voi andate sul web e cercate cose strane, cioè letteralmente scrivete Mammy Long Legs su Google, vengono fuori dei video molto strani che però si trovano su YouTube. Anzi, forse YouTube Kids, ve ne facciamo vedere uno. Questo video si chiama Mammy Long Legs ha una cugina e sono dei Poppy Playtime Animation per YouTube Kids. E tipo ci sono versioni di Mammy Long Legs alternative. Tra l'altro qui è molto sus Mammy Long Legs, no, la cugina di Mammy Long Legs. Se voi andate avanti per questa strada, ragazzi, andate in un territorio veramente pericoloso. Quindi vi diciamo, mi raccomando, state attenti quando cercate semplicemente Mammy Long Legs su web. Ma non è finita. Un'altra cosa, forse ancora più inquietante delle animazioni sus su Mammy Long Legs, è una cosa che il vostro sus non capisce, neanche Sua Maestà, vero Sua Maestà? No, effettivamente non la capisco neanche io. Cioè il fatto che per qualche oscuro motivo ci sta una specie di fetish su Mammy Long Legs. E voi direte, vabbè, grazie, Mammy Long Legs, Mammy Long Legs. Sì, ma questa è una cosa strana, cioè il fetish della morte di Mammy Long Legs. Insomma, sta, faccia vedere la foto. Tipo questo: Mammy Long Legs stuck in the grinder compilation. Cioè ci sono compilation su YouTube di animazioni di Mammy Long Legs che viene triturata. E poi c'è tutto splatter incredibile. Sus, che ne pensi? Una volta era mainstream cercare foto o sedi di Mammy Long Legs, ora siamo arrivati a vedere Mammy Long Legs triturata. Ma dove siamo finiti in questa società incredibile? Dopo questo rant di sus, adesso il vostro scritto vi farà vedere una chicca però su Aghiwaghi. Questa cosa, tra l'altro, il cameraman ve la dovrebbe aver già detta o ve la dirà tra poco. Però ci sono stati, diciamo, degli scandali per quanto riguarda il primo capitolo di Poppy Playtime. E uno di questi ha a che fare proprio con Aghiwaghi. Vi facciamo leggere questo titolo di giornale. Aghiwaghi, il pupazzo può spaventare i bambini. Certe paure vanno ridimensionate. Praticamente, dopo l'uscita del capitolo 1 di Poppy Playtime, i bambini sono andati over the top per Aghiwaghi incredibile. E a quanto pare i genitori si sono preoccupati perché alcuni bambini si sono cominciati a far male da soli. Avevano paura di Aghiwaghi, cioè delle cose strane. Su, che ne pensi? Insomma, ma io non lo so, ma cioè, è normale tutto questo? Ragazzi, ditecelo voi. Cioè, per carità, capisco che Aghiwaghi, insomma, è una creatura inquietante, pelosa, ha i dentoni, può mettere paura. Però addirittura giornali che, come dire, fanno questi titoli sus nei confronti di quello che è successo con i bambini Aghiwaghi è assurdo. Ma ce ne sono una marea, ragazzi. Se cercate Aghiwaghi, ce ne sono alcuni chiamati Aghiwaghi è pericoloso, Aghiwaghi da tenere lontano i bambini. Cioè assurdo, addirittura hanno scomodato loro. I me contro te. Il titolo di questo articolo è assurdo. Chi è Aghiwaghi, l'allarme della polizia e la polemica sui me contro te per il pupazzo horror che preoccupa i genitori. Ragazzi, io capisco che YouTube Kids è un posto strano, però è assurdo che quando uscì il primo capitolo di Poppy Playtime c'è stato tutto questo polverone nei confronti di Aghiwaghi. Cioè è assurdo. E sì, il vostro sus è abbastanza spicciolo, se anche il vostro scritto. Dette queste notizie extra che volevamo dire per completismo incredibile, io direi di dare linea al cameraman che deve ancora dire un sacco di cose e vi deve far pure vedere il libretto incredibile. Il vostro scheletro vi saluta, sus saluta, sus vi saluta con le sue manine sus. E noi ci vediamo nel prossimo episodio delle 4 chiacchiere di code, dove avremo altri costumi incredibili e parleremo di tematiche sempre attuali e incredibili. Linea al cameraman e noi ci vediamo nel prossimo episodio. E rieccoci qua, vedete che sono bravi quando si impegnano e quanto sono belli i costumini di sus Mammy Long Legs e di scheletro Aghiwaghi. Vi hanno pure raccontato alcune chicche che tecnicamente avrei dovuto dire io tra un po', ma ve l'hanno volute dire voi perché sono così ragazzi, quando si mettono a chiacchiera non si fermano più. Detto questo, noi ci risvegliamo all'inizio del capitolo 3, se vogliamo, disperati, con il mistero di perché Poppy di fatto ci ha tradito, incredibile. Ci troviamo vicino Playcare. Che cos'è Playcare? È questo luogo particolare che secondo Elliot Ludwig, perché sentiamo la registrazione sua, doveva essere questo luogo idilliaco dove i bambini potevano crescere. Voi giustamente mi direte, ok, ma che c'entrano i bambini in tutto questo? Molto semplice, ragazzi, tornando un pochino indietro,
nella carriera da Playtime, dopo che Elliot Ludwig di fatto ha resuscitato Poppy, lui di fatto unisce fisicamente l'idea del rigenerare, del portare vita nei giocattoli, e da lì in poi nella fabbrica si passerà a creare giocattoli normali a giocattoli che sono umani, persone messe nei giocattoli. E anche questa è una cosa che per chi segue il genere mascot horror gaming avrà sentito tantissime volte, ragazzi, in tanti altri giochi incredibili. E qui inizia il periodo molto buio della Playtime Co, dove ci sono alti e bassi. Di fatto loro fanno esperimenti incredibili, non è una cosa normale in una fabbrica di giocattoli. Ci saranno colpi di scena, personaggi che spariscono e vengono divorati da altri giocattoli, un personaggio chiamato Dr. Sawyer che di fatto tirerà le funi di tutto quanto a un certo punto, perché si libereranno di Elliot Ludwig, lui prenderà un po' il potere, poi il potere passa a qualcun altro, noi non sappiamo chi siamo. E in tutto questo c'è il mistero del Prototype, che è un personaggio che incontriamo nel finale del capitolo 2, che è raffigurato come una mano sus. E su questo personaggio potremmo aprire un universo incredibile. Si passa dalla teoria che questo affare sia Sawyer, questo dottore che faceva gli esperimenti, oppure Elliot Ludwig stesso, che è stato trasformato per la prima volta in giocattolo, ma è un giocattolo strano questo, o addirittura che sia la macchina che ha preso vita, nello specifico la macchina che estraeva il liquido dei Poppy Flower, per fare in modo tale che unendo i giocattoli a un essere umano si creava un giocattolo umano. Ragazzi, fidatevi che se andate nel deep della lore di Poppy Playtime potrebbe farvi divertire incredibile. Ripeto, io non sono il massimo esperto di questo settore, sono felice dell'infarinatura generale e anche un pochetto di più che mi sono fatto giocando tutti i giochi, chiacchierando con voi incredibili, informandomi un pochino. Però ripeto, se volete proprio la lore proprio densa di una persona che si legge ogni pagina del libro, ogni cosa incredibile, sono canali apposta. Se però apprezzate il modo godoso e incredibile di come vi racconto le cose, io, ragazzi, io sono super felice e vi muovo anche i pedini di Aguilar. Detto questo, oltre al fatto del Prototype, quindi un personaggio mistico che a quanto pare sarà il main protagonist del capitolo 4, a un certo punto la Playtime Co, per cercare di avere cavie da mettere nei giocattoli, comincia a fare man bassa di orfani incredibili. Quindi sì, in questa fabbrica ci sono anche dei bambini. E questa cosa dei ragazzini sarà proprio uno dei punti focali del capitolo 3, perché nel capitolo 3 noi incontriamo un personaggio al telefono che si chiama Holly, che è un personaggio misterioso, che potrebbe essere un orfano che si è salvato e si è nascosto in qualche parte di questa fabbrica incredibile, oppure potrebbe essere il Prototype, perché il Prototype si scoprirà proprio nel capitolo 3 poter imitare le voci, perché lui è tipo la macchina più intelligente del mondo, quindi potrebbe spiarci fin dall'inizio. Ragazzi, è molto sus, però di fatto nel capitolo 3 andiamo a Playcare. La nostra missione nel capitolo 3 è molto semplice, noi andiamo a Playcare, che è questo luogo mistico dove i bambini venivano istruiti, gli facevano fare esercizi di memoria, di attività fisica, eccetera eccetera eccetera, per poi i migliori farli diventare giocattoli, una cosa veramente terrificante. E noi tutto questo dobbiamo, secondo le parole di Holly, andare in una specie di luogo sus in questo Playcare e semplicemente usare il fumo rosso di Catnap, che è il suo potere di far addormentare incredibile, prenderlo da una parte e metterlo dall'altra. Per quale motivo? Io ho anche qui una piccola idea che si vocifera nella community, cioè il fatto che essendo questo fumo rosso infiammabile, si dice che il protagonista voglia far scoppiare tutto quanto, che sarebbe una cosa molto utile. Però ripeto, questa è una cosa che ho letto nella community, però volevo condividervela con voi. Il main antagonist del capitolo 3 è proprio Catnap, che fa parte di questa scuderia di personaggi chiamati gli Smiling Critters, che sono questi specie di animaletti che dovevano aiutare i bambini ad addormentarsi con odori strani, ma poi di fatto il Catnap prototipo faceva far venire gli incubi ai bambini. È stato ritirato dal commercio e poi hanno fatto esperimenti su Catnap. Hanno preso un ragazzino chiamato Theodore, che tra l'altro era amico del Prototype, perché il Prototype l'aveva aiutato a scappare, però poi ha avuto un incidente. Hanno preso il bambino e hanno ripreso il Prototype. Il bambino l'hanno fatto diventare Catnap. Catnap ha giurato fedeltà al Prototype, perché di fatto il Prototype l'ha aiutato a scappare. Per ora Catnap è un gatto gigante che spruzza fumo rosso e uccide chiunque. In tutto questo, ragazzi, si scoprirà che l'evento che ha fatto chiudere questa fabbrica incredibile si chiama proprio The Hour of Joy, che è la data specifica in cui il Prototype si libera da questa prigione sus di tutti quanti e organizza con tutte le mascotte giganti. E questo è un altro punto chiave, cioè il fatto che oltre a averci giocattoli piccoli, a un certo punto la Playtime ha detto: ma sai che ti dico, dato che si stanno a licenziare tutti quanti perché non vogliono approvare che facciamo esperimenti sui ragazzini, perché non creiamo dei body giocattoli giganti con una cosa chiamata la Bigger Body Initiative, cioè fare una Giwagi che invece di essere di 20 cm lo facciamo alto 4 metri e mezzo e lo facciamo vagamente più intelligente, così da retta solo a noi. Errore clamoroso, perché il Prototype può comunicare con tutti i giocattoli, quindi a un certo punto lui organizza con i più grandi esperimenti di questa Bigger Body Initiative, tipo Giwagi, Mami Long Legs, Boxy Boo e chi più ne ha più ne metta, di far fuori tutti quanti. Quindi quel giorno specifico Prototype fa tipo lo snap di Thanos, tutti si vanno in Berserk e divorano e uccidono tutti
tutti i dipendenti di questo posto, ragazzi, trascinando tutti i cadaveri nelle profondità abissali di questa fabbrica. Noi protagonista sopravviviamo perché quel giorno eravamo assenti, e questo rimane uno dei misteri più sussi di tutto Poppy Playtime. Comunque, sopravviviamo a Miss Delight, sopravviviamo agli Smiling Critters, riusciamo a fare quello che dobbiamo fare col fumo, affrontiamo Catnap in una boss fight finale che continuo a dire essere una delle migliori di tutto il franchise, e nel finale noi sconfiggiamo Catnap, e nel finale il prototype uccide Catnap e se lo porta via. Come nel capitolo 2, come vi hanno detto loro, il prototype si ciula la parte sopra di Mammy Long Legs, perché di fatto il prototype è come se non avesse un corpo e si sta creando un corpo con tutti i giocattoli rimanenti, forse anche Huggy Wuggy. Nel finale del capitolo 3 noi stiamo per scendere con Poppy e la sua adorata Kissy Missy, che è una versione femminile di Huggy Wuggy che incontriamo nel capitolo 2, ed è stranamente amichevole. Io mi sono sempre chiesto, ma perché è così buona Kissy Missy, che secondo me è letale quanto il suo maritino Huggy Wuggy? E mentre noi scendiamo con Poppy, Kissy Missy viene aggredita da un'entità misteriosa. Potrebbe essere il prototype, potrebbe essere Boxy Boo, che è un altro giocattolo introdotto in un altro gioco chiamato Project Playtime. Potrebbe essere Dog Day, un altro degli Smiling Critters che raffrontiamo in Poppy Playtime capitolo 3, che non si vede che muore, e il suo ruggito assomiglia al ruggito che attacca Kissy Missy. Insomma, c'è tanto da dire. E in tutto questo, noi mentre scendiamo con Poppy, che Poppy rimane una delle entità più misteriose di tutto il gioco, perché di fatto, se fosse veramente la figlia di Elliot Ludwig, e Elliot Ludwig è il prototype, lei potrebbe star collaborando col paparino, usando noi per eliminare gli esperimenti falliti, per poi eliminarci alla fine e andare felici e contenti in Arizona. Non so dove vogliono andare prototype e Poppy Playtime dopo la fine di questo gioco incredibile. E questa è un'infarinatura molto generale di alcune informazioni importanti su Poppy Playtime. Vi abbiamo raccontato primo capitolo, secondo capitolo e terzo capitolo. Ora c'è qualche altra chicchetta che vi voglio dire. Una chicca che vi voglio raccontare è che originariamente Poppy Playtime è stato creato con un progetto Kickstarter, e soprattutto l'idea di Poppy Playtime è stata inizialmente concepita non dai fratelli che hanno creato appunto la Mob Entertainment, ma da un ragazzo chiamato Isaac Christopherson, che sarebbe il game director di questo gioco incredibile, che in un'intervista di tanto tempo fa affermò che secondo lui le persone chiamavano la maggior parte dei giochi horror indie dei cosiddetti walking simulator. Lui dalla parola walking simulator ha pensato di creare un cosiddetto gioco horror che fosse effettivamente un walking simulator, perché i Poppy Playtime cammini incredibile mentre si è attaccato da creature terrificanti. Ad esempio, Huggy Wuggy è stato creato da Zach Belanger, uno dei due fratelli creatori della Mob Entertainment, che ha affermato che per quando volevano creare Huggy Wuggy volevano creare un qualcosa di nuovo che unisse un qualcosa che potesse piacere ai bambini, ma allo stesso tempo con qualcosa di super terrificante. E mi voglio allacciare a questa cosa qui proprio per dirvi alcune controversie che sono successe nei confronti della Mob Entertainment. E una delle controversie iniziali che c'è stata proprio nel 2021 ha a che fare proprio con gli sviluppatori del gioco, che volevano creare degli NFT o token virtuali che avessero a che fare proprio con Poppy Playtime. E a quanto pare, da quelle ricerche che ho fatto, perché è un discorso abbastanza strano e complesso, molti utenti che hanno investito a quanto pare dei soldi in tutto questo non ne hanno ricavato niente, quindi sono uscite fuori denunce varie, e poi il progetto NFT, da quello che ho trovato, è fallito miseramente. La seconda cosa, e forse la più famosa degli scandali che ci sono stati proprio nella Mob Entertainment, ha a che fare proprio con Huggy Wuggy, perché all'inizio del 2022, quindi dopo circa un mesetto dall'uscita di Poppy Playtime capitolo 1, in molte regioni europee, ma anche appunto degli Stati Uniti, ci sono state denunce proprio nei confronti del personaggio di Huggy Wuggy, perché molti genitori erano preoccupati della tendenza che stavano avendo i propri figli nei confronti di questa figura mistica. Secondo alcuni genitori, Huggy Wuggy creava incubi nei bambini, creava azioni dannose che i bambini facevano su altri. Ad esempio, c'è questo articolo che dice di un bambino che abbracciava altri bambini come fa Huggy Wuggy molto violentemente, sussurrandogli frasi molto cattive all'orecchio dell'altro ragazzino. Quindi cose non normali, ragazzi. Mi ha ricordato quando i Pokémon erano stati denunciati per satanismo, una cosa del genere, per chi segue Pokémon si ricorderà questa piccola chicca. In altre scuole addirittura il gioco è stato bandito e i genitori hanno impedito ai bambini di giocare a questo gioco, soprattutto per il fatto che per un periodo su YouTube Kids e su TikTok gli shorts dedicati a Huggy Wuggy erano ovunque, creando appunto delle brutte situazioni nei confronti dei bambini. Ragazzi, fa ridere che questo gioco è nato per ragazzini, però di fatto ha avuto l'effetto contrario, incredibile. Come ultima cosa, vi accennavo che Poppy Playtime non è l'unico gioco sviluppato dalla Mob Entertainment. Infatti abbiamo anche un gioco chiamato Project Playtime, uscito il 31 ottobre 2022. Project Playtime nasce come spin-off horror cooperativo free to play. Ogni partita si svolge con 6 giocatori che interpretano gli operatori, in questo caso come il protagonista di Poppy Playtime, che devono risolvere degli enigmi e prendere delle parti di giocattolo che poi dovranno unire per poter scappare con il treno. In tutto questo, in
il settimo giocatore, prendi i panni di un mostro che può essere Huggy Wuggy, Mummy Long Legs o Boxy Boo, che è proprio la mascotte di questo gioco incredibile, questa specie di clown, se vogliamo, ricordate i clown che uscivano dalla scatolina, ecco, questo tipo Boxy Boo, divorandoli e poi gettando le loro carni in degli appositi buchi dell'immondizia, come li chiamo io, durante gli episodi. Il gioco all'inizio ha avuto un gran successo, ma di fatto non è stato mai aggiornato, e io sono la prova lampante, ragazzi, perché lo porto da praticamente marzo e il gioco purtroppo non è mai stato aggiornato. Io sono molto affezionato a questo gioco, per chi segue la serie sul canale lo saprà benissimo. È un peccato perché a livello di lore si collega anche a Popular Time, perché parla del Dr. Sawyer, parla di Boxy Boo. È un peccato, io mi sono andato a ritrovare che appunto questo gioco all'inizio era molto giocato, la fase 1 ancora di più, la fase 2 ancora di più della prima, poi la fase 3 ha distrutto le speranze di tutti i giocatori. Io purtroppo sono arrivato proprio dopo questo declino, perché a quanto pare la fase 3 ha levato cose, ad esempio abilità dei mostri, ha levato alcune feature che i fan hanno adorato i primi 2 anni del gioco, che io purtroppo mi sono perso, e il gioco purtroppo non viene aggiornato da veramente tanto tempo. Sempre quest'anno è uscito Poppy Playtime Forever, che sarebbe un remake dei Poppy Playtime capitolo 1, ma messo su Roblox, ed è praticamente una versione di Project Playtime fatta per ogni stile del primo Poppy Playtime. Puoi giocare fino a 10 giocatori e c'è il mostro che ti insegue, incredibile. A quanto pare hanno creato una versione di Project Playtime su Roblox che è meglio di Project Playtime. Questa cosa è molto triste. Ultima chicca: adattamento cinematografico di Poppy Playtime, che è stato annunciato ad aprile 2022. Mob Entertainment ha stretto una partnership con Studio 71 per produrre un primo film di 3, a quanto pare, dicono, proprio sull'universo di Poppy Playtime. Vogliono coinvolgere attori importanti. Il film sarà in live action, sarà coprodotto e sviluppato da Legendary Entertainment, Don Murphy e Susan Montfort, come annunciato a maggio 2024. Il film non si sa quando uscirà, si vocifera a fine 2025, forse addirittura al 2026, però forse uscirà nel 2025. E per concludere questo video incredibile, che spero vi sia piaciuto, ragazzi, mi sono divertito veramente tanto a farlo, che cos'è l'Orientation Notebook? L'Orientation Notebook, ragazzi, incredibile, è il primo libro del franchise di Poppy Playtime, che nasce come guida spirituale, se vogliamo, per i neodipendenti che vogliono lavorare proprio alla Playtime Co. Ti spiega come ti devi comportare, cosa non devi fare, cosa devi fare, nasconde delle chicche di lore simpatiche, ha disegni incredibili. E adesso, ragazzi, ci sarà un piccolo taglio incredibile e cambierà la visuale del video, ragazzi. Io spero funzioni, ho molta paura di non riuscire a fare questa cosa, però ci voglio provare, incredibile. Quindi taglio incredibile, ci vediamo tra poco davanti a questo notebook incredibile. Non posso neanche urlare perché ho letteralmente il telefono accanto alla mia faccia, l'ho appoggiato sul mio vecchio computer. Spero funzioni questo piano incredibile per far vedere questo notebook pazzesco e assurdo. Vediamo un po' se funziona. Poppy Playtime Orientation Notebook, ovviamente, ragazzi, cercherò di andare veloce perché sono 144 pagine, il video sarà minimo di più di 35 minuti, in caso potete stoppare, incredibile, se vi interessa qualche immagine specifica, e vi potete vedere tutto incredibile, però io cercherò di raccontarvi qualche cosa incredibile. Un giorno vi prometto avrò una telecamera bella, ragazzi. Qui c'è un simpaticissimo Huggy Wuggy, che fai, te ne privi? 100% official, ragazzi, mica cavoli. Qui ovviamente inizia una piccolissima introduzione, ragazzi, che dice semplicemente dell'importanza che ha avuto scrivere questo libro per tutte quante le nuove reclute e bla bla bla. Ho spostato un pochino il telefono, ragazzi, così vedete un pochino meglio. Purtroppo è il massimo che posso fare. In futuro, ragazzi, magari ve lo farò vedere meglio. Però, ragazzi, apprezzate l'impegno incredibile. Qui c'è un messaggio di Elliot Ludwig che spiega, appunto, come dicevo poco fa, l'importanza di creare un libro per le nuove reclute per farle entrare nel mondo di Poppy Playtime. Qui c'è un Huggy Wuggy felicissimo, che è così felice, non l'avete mai visto in tutta la vostra vita. Qui ti spiega quando è stata costruita la Playtime. Ti dice, appunto, il fatto che era un progetto che, appunto, tanti ci credevano, e infatti ha avuto risultati incredibili. Qua ci sono gli employee guidelines, che sono le fondamentali, tra l'altro vi faccio notare Fun Factory, e ci sono ovviamente delle paroline chiave che hanno a che fare con come si deve comportare un buon dipendente, incredibile. Spiega ovviamente come usare le manine, di stare attenti anche all'elettricità, incredibile, perché ovviamente sono oggetti pericolosi che infatti non dovrebbero essere dati neanche ai bambini. Qui c'è una Mummy Long Legs, ragazzi, che ve lo dica fa, io e Mummy Long Legs lo sapete quanto siamo legati, incredibili. Qua ci sono delle paroline chiave su come si deve comportare un dipendente, incredibile. Qui ti spiega ovviamente che Elliot Ludwig, il fondatore della Playtime Co, incredibile, Leith Pierre, Lead of the Innovation, nonché l'uomo, se non sbaglio, che ha a che fare con le telecamere che incontriamo fin dal primo capitolo, Stella Graber, the Head of Play Care, che però di fatto non ha fatto una bella fine, se avete appunto visto e avete giocato il capitolo 3 di Poppy Playtime, di fatto lei è sparita, non si sa che fine abbia fatto, però Play Care, come dire, non era un bel posto, incredibile. Ed Ritterman, Head of the Research, che abbiamo sentito spesso ma neanche troppo,
Jim Roth, che era colui che faceva il marketing, che abbiamo sentito nel capitolo 2, i nostri prodotti, il perché sono così importanti, perché la Playtime crede nei giocattoli, ovviamente, guarda caso, poi è finita a creare dei giocattoli fatti con esseri umani, però allora all'inizio ci credevano che potevano fare giocattoli incredibili. Qui c'è un Agiwagi con uno stile veramente susso, guardate quanto è simpatico Agiwagi, vi spiega che cos'è Agiwagi, lanciato nel 1984, uno dei giocattoli che ha avuto più successo, incredibile, ha le manine che si appiccicano, è fatto di un materiale morbido ed è fatto per abbracciare tutti quanti. Abbiamo Kissimissi, come potete vedere, nata nell'85, un anno dopo Agiwagi, nata praticamente come mogliettina, se vogliamo, di Agiwagi, ha avuto successo, ma non quanto Agiwagi. Poi hanno fatto i mini Agiwagi, che hanno avuto ancora meno successo, ma ne hanno fatti di talmente tanti colori che, mamma mia. Poi abbiamo Mammy Long Legs, che ricordiamo Best Wife, e in generale la Long Legs Family, perché di fatto esiste anche Daddy Long Legs, il bambino Baby Long Legs, che sono personaggi che, come dire, non hanno avuto ancora un approfondimento. Eccoli qua, Daddy Long Legs, Mammy Long Legs, The Long Family. Abbiamo gli animali della categoria Swap Animals, cioè animali che puoi staccare e attaccare per creare mostruosità, come un gatto ape che si chiama Cat B, e quello che per me è un incubo dantesco, cioè PJ Bugger Pillar, che è una creatura che non dovrebbe esistere nella vita, è un bruco cane, era molto più carino la sua versione prima di questo qui, purtroppo hanno scelto questa affare. E poi ci sono gli Smiling Critters, che sono tra le cose che hanno avuto più successo incredibile, sono questa serie di pupazzetti, come vi ho raccontato poco fa, che dovevano aiutare i bambini a dormire, di fatto gli facevano venire gli incubi incredibili. Questo è il cartone animato demoniaco degli Smiling Critters, che trovate anche su YouTube, perché era il trailer del capitolo 3. Qui ci sono delle frasi importanti che hanno a che fare proprio sul il motivo per il quale questo cartone doveva avere successo, però ripeto, ha avuto l'effetto contrario. E qui ovviamente ci allacciamo al Catnap Killer, mi piace questa cosa molto uscita da qualche giornale retro, no? Col Catnap Sus, no? Che di fatto faceva venire gli incubi ai bambini. Quando faccio così, ragazzi, per pulire la polvere, perché è un po' sporco di polvere. Qui c'è Meet the Gang, Catnap, leader di questi Smiling Critters incredibili. Oltre a ai leader Catnap abbiamo Dog Day, che incontriamo nel capitolo 3 sotto forma di creatura terrificante, che secondo me tornerà nel capitolo 4, Babafant, che è un elefante, che è quello intelligente, Bobby Bearhug, di lui ne parleremo tra poco, perché secondo me lui, l'orso Yandere, lo incontreremo di nuovo. Abbiamo Hoppy Hopscotch, che è il coniglietto energico. Poi abbiamo Chicken Chicken, che è quello un po' più swag. Abbiamo Craftigor, che a me mette un'ansia incredibile. Poi abbiamo Piggy Pig, Poppy Playtime, il giocattolo che ha avuto più successo incredibile, nonché il nome del gioco stesso, nonché la figlia di Elliot Ludwig, che probabilmente sarà dentro Poppy incredibile. Cosa succederà? Lo scopriremo andando avanti. Abbiamo Bron, una delle mascotte che ancora non è mai stata usata. Secondo me potrebbe creare delle robe spooky. E poi abbiamo Boxy Boo, che è famoso in Project Playtime, divorava gente, insomma, cose incredibili. Poi abbiamo Candy Cat, che è il gatto che mangia le caramelle sus. Abbiamo Banzo Bunny, che incontriamo nel capitolo 2, incredibile, di Musical Memory. Abbiamo Boogiebot, che non ha avuto ancora spazio, però per tanti Boogiebot è Holly. Qui abbiamo i Rejected Toy, che incontriamo nel capitolo 2, come Sir Poop Salot, un orso che fa la cacca, va bene. Kick Me Paul, che è uno dei giocattoli migliori della vita. Daisy, che secondo me è anche lei il male reincarnato, una margheritina sus. Pet Stone, un sasso, un bariglio di Agiwagi. Owen the Owen, mio padre, che è un forno che molti bambini si sono bruciati. Sunny Buddy, che era un fiorino che non c'è la foto, ma in Poppy Playtime capitolo 2 la trovate. E Surprise Air, che era pure questo, non c'è la foto, ma lo trovate in capitolo 2 di Poppy Playtime, che era il coniglietto pasquale. Ragazzi, non ho più voce, sono pagina 50 su 144. Innovation! Daddy Long Legs, anche qui personaggio strano, incredibile, qui vi spiega alcune cose sus. Qui si va un pochino più nella parte innovation, quindi cambiamenti che avrebbero voluto fare nei giocattoli e cose incredibili. Sono cose spicy, ma fino a un certo punto. Qui vi parla del Grappac e dell'importanza del Grappac, ma ve ne ho parlato nel video, di questo strumento che viene usato nella fabbrica per aiutare a lavorare i dipendenti, incredibili. Qui c'è il trenino di Agiwagi che portava i bambini su e giù prima di fargli gli esperimenti, incredibili. Questo è la Game Station, dove i bambini li facevano appunto giocare per vedere i più intelligenti da far diventare giocattoli incredibili. Si vede nel primo capitolo ed è appunto la security office incredibile. Questo è un tizio che sorride, che vi dice appunto di non fare errori col Grappac. Questa è la lobby del capitolo 1 con Agiwagi. Qui i progress report li trovate anche su YouTube, sono i video che vi fanno vedere di quando Agiwagi è scappato dalla Toy Factory e ha fatto stragi, poi è stato ripreso e di fatto da allora hanno aumentato le misure di sicurezza nei confronti della Bigger Body Initiative. Qui vi spiega le manine, la manina verde e la manina blu, ve l'ho spiegato durante il video, incredibile. Qui è dove vengono prodotte le manine, sempre spiegazioni sulle manine incredibili. Questa è dove vengono prodotti i giocattoli, infatti si chiama la Make a Friend Machine, che è il finale del capitolo 1, dove Agiwagi poi ci insegue e ci vuole mangiare.
Questa è tutta la parte dedicata al prototype che vi ho spiegato nel video, come vedete è fatta a forma di mano incredibile. Qui è dove entriamo nel finale del capitolo 1 e poi liberiamo Poppy. Questo è l'ufficio di Elliot Ludwig nel capitolo 2. La mia voce sta per cremare, ragazzi, abbiamo la Game Station con Mami Long Legs che vi spiega appunto come funziona la Game Station, incredibile. Qui c'è una Mami Long Legs super creepy e vi spiegano il progetto 1122 che è proprio Mami Long Legs. Di chi potrebbe essere Mami Long Legs, che cos'è Musical Memory, che cos'è Status con una fan art di questo coso che è inquietantissima. Qui c'è Waka Waki, che è il giochino dove devi catturare gli Yagi Wagi con una fan art di Yagi Wagi. Ti spiega l'importanza delle cassette, la stanza dei Rejected Toys, Water Treatment, dove prendevano energia che nel finale del capitolo 2, prima che Mami Long Legs, di Ciuli. Questo è un progetto di Banzo Bunny, colui che fa cose sus. Volevo far vedere una cosa su Bobby Bear Hug, però non la trovo e infatti non riesco a capire dove stava. Sono tutte le stanze dei capitoli, ragazzi, la stanza dell'incenerimento che si vede pure in Project Playtime. Questa è la fine che fa Mami Long Legs, per chi ha giocato il capitolo 2 capirà perfettamente. Questi sono tutti i sistemi incredibili che sono nel capitolo 2. Cominciamo ad andare a Playcare, vedete capitolo 3, con il catnap che traumatizza dei bambini. Eccolo qua, ci siamo arrivati. Questo per me è una delle cose più importanti di tutto il notebook. Un progetto di un esperimento 1186, ve lo faccio leggere, 1186 lo dovreste leggere, che è un progetto della Bigger Body Initiative dedicato proprio a Bobby Bear Hug. Quindi esiste la sua versione grande, non è uno scherzo. Secondo me questo affare lo troveremo nel capitolo 4, ragazzi. Mi terrorizza solo l'idea. Come è fatto Playcare, Home Sweet Home, che era dove dormivano, ti spiega che cos'è il Red Smoke di Catnap, la scuola dove c'è Miss Daylight, Playhouse, che è dove i ragazzini giocavano, ti spiega gli incidenti, tra cui ci dovrebbe essere proprio l'incidente di Catnap, incredibile, Train Station, il trenino sus. Questa è una delle mie fanart preferite, che è il gatto che mangia al cinema e vi dice è ora degli snack, vabbè, fa ridere. Il teatro sus, che è una cosa che stava in Project Playtime, se non sbaglio. Qui c'è Huggy Wuggy che vi dice di stare in silenzio durante lo show, e se lo dice Huggy Wuggy sono cavoli. Qui ci sono altre fanart veramente divertenti. Guardate questa qui con tutti che guardano male, Boogiebot che fa casino perché è un robot. Production Line vi spiega che in Project Playtime potete nascondere negli armadietti. Qui c'è una Boxyboo selvaggia, vi spiega un pochino lo scopo di Boxyboo. Se vi leggete queste pagine incredibili, ve le faccio vedere così potete bloccare, incredibile. Qui ci dovrebbero essere delle date incredibili e numeri in serie di giocattoli che a quanto pare potrebbero risultare nel prossimo capitolo di Poppy Playtime. Qui c'è una Boxyboo che vi dice di pensare fuori dalla scatola, molto divertente. C'è un quiz che, vabbè, io ho preso 150.000 punti perché sono espertissimo, e poi è finito. Ragazzi, vi saluto da questa postazione provvisoria, che però vi prometto che in futuro potrei farvi vedere in maniera diversa, incredibile. Da questo libro è tutto, ragazzi, non ho più voce. Spero che questo video vi sia piaciuto, incredibile, che il godo sia con voi, incredibile. Noi ci vediamo nel prossimo video delle 4 chiacchiere di godo, dove parleremo di cose spicy, anti-show sulle mascotte. Vi sto indicando con questo dito che sembra gigante quanto Mami Long Legs, mamma mia. Ragazzi, vi ringrazio ancora, che godo sia con voi, e ci vediamo nel prossimo episodio, sperando che la mia voce ritorni dopo questo trauma incredibile. E mi levo il cappello perché sto a fare una sudata che voi non avete idea. Al prossimo episodio.